togli l'acqua, prendi anche toselli di profilo. La gente pensa vabbè. Che dopo si... Sto riprendendo. Ah, stai riprendendo? Sì. Ah, vabbè. Te la stai giocando tutta adesso, eh? O la va o la spacca. Esatto. Pronto? Vai, pronto. No. Ma questo è veramente un soggetto economico. Mi piacerebbe un sacco avere una casetta sulle nuvole, però dipinta. È là, lo vedo io. Porto Franco. Sarebbe giallo, ma giallo si vede poco, Leone, io non la faccio gialla. Dici che si vede poco? Prova a vedere tu come vedi il giallo. No, no, si vede, si vede. Si vede, eh? Dai. Allora, qui, ho visto, l'ho individuato. E poi, Leone, guardala. Ah, sei qua, io non sto passando lì. Come stai? Bene, ma no, ma hai già cominciato. Devo fare un'introduzione o qualcosa. Qui questo qui diventa un po' debole. Per via della riduzione. Questo resiste, due gocce d'acqua. Lo chiuderei in un ovale. Che poi vedi il disco è anche sì, sì. Questo qui è il titolo, vedi, Intifada. Messo al muro. Sì. Regge come scultura? Regge, regge. Un'enciclopedia per non crescere. Dove trovi tutti gli elementi per imparare a leggere e a scrivere e non imparare nient'altro quasi. Che tutto è contenuto nella sorpresa dell'immagine, nella freschezza dell'immagine, come il gioco non debilita il pensiero, che ha comunque una sua profondità da scoprire, questa filosofia spicciola che ti permette, come diceva Charlemagne, di fare un picnic sulla tomba di famiglia e non perdere l'allegria. Mi piace molto la tavolozza mimetica. Sì, è da sviluppare. È veramente degna di nota. È da sviluppare. E questa, devi fotografare questa, che è la mano. Io pensavo di metterla questa, insieme a questa. Devi mettere l'antitarlo e anche l'antigermoglio. Allora, io avevo fatto Apollo e Daphne, poi invece
avevo accostato queste due, ho pensato a Polinaire e Daphne. Polinaire e Daphne, bellissimo. Perché scrive, vedi che sì, sì. È una mano come di poeta. Così rompi la coppia. Quindi la fotografo su fondo bianco. Sì. Per esempio, macchina. Macchina col libro chiuso, sì. Piuttosto che quella con il libro aperto. Ci andavano alcune. Riuscire a fare una sorta di esorcismo, per cui nell'arte nascerà l'angelo della tecnologia come è nato l'angelo delle discariche, ma anche altre cose, l'asino. Infatti la meraviglia dell'asino è l'insuccesso. L'asino l'abbiamo adottato in Porto Franco. Forse lui ha adottato noi, perché non è impossibile riuscire a rifare una mostra di l'asino, e poi non ha mai avuto prestazioni, è solo stato partecipe in modo un po' defilato. Bisogna fare uno sgambetto filosofico, come si dice, e poi fai scorrere l'acqua dal lavandino, che lui libera l'acqua dai tubi. Performance. Questa l'hai presa, Leo. Arrivo. Questa potresti metterla in chiusura. La candela spenta. Eh sì, hai ragione. Anche perché vedi la marca del. Ah sì. Prenderei anche l'orologio con le tre Boselli Milano. Boselli, un giorno lo ritocco. Non ce n'è. Quindi, guarda, questa è la mia. Inutile sperare. Mia coccarda. Che mi dà un po' di luce. Invece una cosa che io recupererei è lo sacchiotto sulla Ferrari. Ah, portarlo qui? Sì. Quello lo trovo, anche col passare del tempo, questo qui lo trovo mirabile sempre, no? Sì, certo. Sì, poi è bello mettere un'automobile. Automobile, sì. Com'è bello anche il pupazzo di neve. Ma quello l'hai pubblicato? Non quello. Tante volte sì, anche. Sì, però. No, infatti. Ah, e poi il lupo e l'agnello, questo qui è da tenere sempre. Cerca di pensarci. Qui c'era un'altra candela. Sì, sì, la candela c'è anche nella scatola. Sì. E anche fuori dalla scatola. Questo è come un asino. Questo è bellissimo, neve, no? Questo è bellissimo. Ah, questo anche era molto bello. Questo qua. Quello del pupazzo con la febbre. Sì, sì, di questo qua. Sta sciogliendo. A me piace la meccanica, perché per quello parlo dell'albero motore, certo. E continuo a parlarne anche in Porto Franco, no? Perché a un certo momento che la vite non cancella la siepe, vero? Se tu ci pensi, la vite c'è anche una spirale, tra l'altro, no? Bisogna tenere conto anche delle qualità di tutte le materie, perché le materie uno pensa. Ah, poi, vabbè, uno pensa a madre natura, no? Allora ho scritto in Porto Franco parlando di madre natura, che ormai è quasi nonna. Adesso ce ne sono tantissime, comunque quelle lì che vengono dal Ponte. Eh sì, quelle sono molto interessanti, poi vabbè qui, poi...